Bene, come di consueto, le nostre puntate sulla regola della sostenibilità si concludono con questo viaggio sostenibile in giro per l'Italia che abbiamo immaginato e costruito insieme alla dottoressa Elisabetta del Soldato, coordinatrice del comitato scientifico di SimTour, che è già in collegamento con noi. Buongiorno Elisabetta. Buongiorno Tony e ben trovati a tutti i telespettatori. Grazie, grazie per essere anche oggi con noi. Mi stavo un attimo ingrippando sui tanti titoli, le tante sigle. Questo mestiere poi non è sempre così scontato, a volte bisognerebbe Esatto. fare degli scioglilingua di buon mattino, già prima del caffè. Ma siamo umani, ce la teniamo la nostra umanità, quando ecco, è sostenibile anche quella, perché in realtà la regola della sostenibilità appunto nasce per ricordarci che abbiamo delle responsabilità con l'ambiente in cui viviamo e prenderci cura del creato, poi in realtà significa prenderci cura di noi stessi. E con te, con questo viaggio sostenibile in giro per l'Italia, proviamo a declinare questa attenzione per il nostro ambiente, per l'ambiente che ci circonda, anche con le molteplici attività che ci vedono protagonisti, appunto, come esseri umani. Bene, raccontaci dove ci porti oggi e cosa ci fai fare. Bene, Tony, allora oggi vi porto a Pisa. La volta scorsa ci siamo trovati, eravamo in Liguria e oggi invece siamo in Toscana. Siamo a Pisa dove i turisti spesso vengono, anzi tendenzialmente vengono per visitare la Torre di Pisa e la mia idea di questo progetto che si chiama Arte in Hotel è proprio quello di invece mostrare e coinvolgere ai visitatori, ai turisti, farvi conoscere, diciamo, gli artisti contemporanei. E quindi abbiamo aperto, mi trovo oggi ospite qui al Serra Nieri Hotel a Pisa, e con il quale ho iniziato questo, un hotel a 4 stelle con il quale ho iniziato questo progetto, che vede 6 giovani artisti pisani che si vanno ad avvicendare tra di loro un mese ognuno, aprendogli proprio le porte diciamo, dell'hotel e gli spazi dell'hotel in modo che loro abbiano un luogo dove poter mostrare le attività che fanno. Come dicevo, sono tutti giovani artisti e spesso hanno tutti un secondo lavoro perché, ahimè, ancora non si riesce a vivere di arte in Italia, nonostante la maggior parte dei turisti che arrivano in Italia vengono proprio per ammirare la nostra arte. Ecco, il progetto prevede questi 6 giovani artisti. Ci è piaciuto il fatto innanzitutto di metterli in connessione tra di loro. Alcuni di loro stanno già portando avanti dei progetti nuovi. Abbiamo iniziato a giugno, termineremo a gennaio. E dà una visibilità a loro sia per quanto riguarda i cittadini pisani che vengono invitati durante il vernissage, ma anche, diciamo, a tutti i turisti, a tutti i visitatori che dormono in albergo. E quindi, diciamo, questa è un'ottima opportunità per loro. Quando si parla appunto di sostenibilità, spesso si pensa alla sostenibilità ambientale. In realtà è molto importante anche la sostenibilità sociale. E quindi il coinvolgimento, il fare rete, riandare a trovare, diciamo, proprio una sintonia una collaborazione tra noi esseri umani. Quindi l'idea è proprio questa, diciamo, di aprire le porte di un albergo, avere dei giovani artisti che trovano uno spazio importante dove poter esporre le opere. I primi due, tra l'altro, sono riusciti anche a vendere proprio dei quadri a dei turisti che se li sono fatti imballare e spedire a casa. Ecco, quindi diciamo l'idea è proprio questa, di anche poi in un'idea di circolarità andare ad utilizzare degli spazi che sono già esistenti e dargli anche delle nuove motivazioni di essere, no? Quindi non soltanto un albergo. Poi devo anche dire che spesso in Italia purtroppo gli alberghi, quando non si deve dormire fuori diciamo dal proprio luogo di residenza, non si ha l'abitudine in Italia di andare e stare negli alberghi, anche semplicemente a volte per bere un tè. Ecco, quindi questa era un po' anche questa un'ulteriore idea, quella proprio di aprirci
alle persone, agli abitanti di Pisa in questo caso, ma questo è un progetto in realtà che ci piacerebbe portare in giro per l'Italia, perché penso che di giovani artisti che hanno bisogno di un riconoscimento e che hanno bisogno di luoghi che gratuitamente li accolga e gli dia la possibilità di avere appunto anche a livello internazionale un altro tipo di visibilità. Il riscontro fino adesso è stato positivo. Venerdì inauguriamo la terza mostra e ecco, ci auguriamo anche che il prossimo artista, Luca Serasini, insomma, abbia lo stesso successo degli altri, ma insomma penso proprio di sì. Ecco, come ti dicevo all'inizio, Tony, la cosa che ci sta piacendo molto, molto è il fatto che questi ragazzi, nonostante siano tutti di Pisa, magari non si conoscevano fra di loro. E quindi questo è stato un altro bell'aspetto diciamo, di questo progetto. Sono assolutamente d'accordo con te su tutti i Sì. fronti, su tutta la linea, perché intanto, e l'abbiamo ribadito più volte, il concetto di sostenibilità è un concetto trasversale che ci ricorda ancora una volta come tutto sia collegato nelle nostre esistenze e penso, ecco, che l'esempio di cui ci hai parlato oggi rafforza quel concetto dell'ottimizzazione delle risorse che abbiamo a nostra disposizione per evitare o quantomeno ridurre gli sprechi. Poi, ecco, quando le persone si incontrano può sempre succedere qualcosa di bello ed è quanto mai opportuno ricordarcelo in questi tempi che, ahimè, sono segnati da tante tante guerre che portano soprattutto morte e distruzione. Per cui bello anche il fatto che ci si conosca e si inizi a collaborare. Succede anche nelle realtà più piccole che tante volte le persone non si conoscano. Pur conoscendosi, magari fanno difficoltà ad entrare in contatto e in sinergia, per cui ben vengano iniziative come queste, che poi tra l'altro ravvivono quelli che vengono definiti da alcuni non luoghi, come no, le stazioni ferroviarie, le stazioni di servizio, alberghi, hotel, non luoghi perché si è solo di passaggio, quindi li si attraversa velocemente. Avere la possibilità anche di trascorrere pochi minuti, ma di senso, trasformare questi non luoghi in luoghi di relazione credo sia qualcosa di quanto mai importante ed opportuno. Elisabetta, giungiamo anche oggi alle battute conclusive, per cui ne approfitto di questi ultimi secondi a nostra disposizione per chiederti di cosa parleremo la prossima volta, la prossima settimana. Allora, la prossima volta in realtà non sarò io a farvi compagnia, ma avremo il presidente di SinTour, Federico Massimo Ceschin, che ci racconterà che cosa andrà a succedere nei prossimi giorni al TTG a Rimini. Sapete, è una fiera molto importante per noi del settore del turismo, anche perché anche in questa occasione si parlerà tantissimo di sostenibilità. Quindi verranno portati anche, insomma, al pubblico tanti casi virtuosi e importanti, insomma, per questo cambiamento che abbiamo detto più volte, Tony, è un po' una responsabilità di tutti e quindi è sempre positivo avere qualcuno che partecipa a una fiera e porta lui stesso delle novità, ma poi anche ascoltando gli altri, e qui si ritorna anche all'importanza della sostenibilità sociale, della comunicazione, dello scambio, che è anche poi uno dei valori principali di SinTour, proprio quello della collaborazione, di non chiuderci, ma anzi piuttosto di cercare il più possibile di fare rete e insieme di portare a un cambiamento. Quindi Molto molto prossima bene. settimana con Federico. Molto molto bene. Ecco, Federico, un altro caro amico di Padre Pio TV, farà, ecco, un bilancio di quello che sarà successo al TTG di Rimini. Noi ti ritroveremo quindi tra 2 settimane, avremo più tempo, più tranquillità per preparare la prossima tappa del nostro viaggio sostenibile in giro per l'Italia. Volentieri, Tony, grazie a tutti voi e un buon proseguimento di giornata.
Grazie, grazie a te e buon proseguimento di giornata a tutti i nostri cari amici telespettatori in compagnia di Padre Pio TV. L'appuntamento con la regola della sostenibilità è a lunedì prossimo alle 10:30 su Padre Pio TV.